Buongiorno a tutti, iniziamo la seduta del question time. Ricordo che ai sensi dell'articolo 88,5 del regolamento interno il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di istruzione e di replica per non più di 3 minuti. Il presidente della giunta regionale e l'assessore delegato risponde ugualmente per non più di 3 minuti. Anticipo la comunicazione di assenza dei consiglieri Paparelli e Fora. Passiamo all'oggetto numero 1, mancato pagamento delle utenze di energia elettrica e dell'acqua da parte della società che ha in gestione il bar interno all'ospedale di Perugia. Interrogo il consigliere Mancini. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Assessore, in pratica questa interrogazione viene posta questa mattina in aula a seguito anche di notizie di stampa ampiamente riportate sulla vicenda. Come ricordato nell'oggetto, si parla di mancato pagamento delle utenze, dell'energia elettrica e dell'acqua da parte della società che ha in gestione il bar interno all'ospedale di Perugia, il nostro più importante ospedale. Quindi, preso atto da quanto si apprende dalla stampa locale, che la società che gestisce il bar situato all'interno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia non avrebbe pagato le bollette relative all'energia elettrica e all'acqua. Precisato che risulterebbe sempre secondo la stampa locale un mancato rimborso accumulato nell'arco di 10 anni, quindi ben prima di questa amministrazione. Quindi ci poniamo anche una domanda: chi vigilava su questo servizio e soprattutto su questa gestione? Quindi però la vicenda si parla di un valore complessivo di poco inferiore ai 2 milioni di euro, dati significativi dal punto di vista finanziario, sottratti a tutti gli effetti alla gestione finanziaria di questa importante struttura. 1 milione di euro per le bollette di energia elettrica e circa 850.000 euro per quelle dell'acqua. Ricordato tuttavia che il predetto importo sarebbe stato regolarmente pagato all'amministrazione dell'ospedale di Perugia. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la giunta regionale per sapere se corrisponde a verità che la società che gestisce il bar interno dell'azienda ospedale di Perugia non ha pagato l'utenza di energia elettrica e dell'acqua per una somma di circa 2 milioni di euro e che tali utenze invece sono state pagate dal nosocomio perugino. Allora, rispetto anche alla tempistica di questa interrogazione, assessore, datata 27 dicembre, quindi ormai circa 25 giorni fa, ci sono ovviamente notizie che nel frattempo si sono magari aggiunte oppure la struttura tecnica l'ha informata, anche in considerazione dell'ipotesi che una parte di questa o totale di questo debito sia stato dalla società gestrice che ha in gestione la struttura sia stato pagato. Quindi chiediamo conto anche alla luce di questioni che voglio qui ricordare, sempre apprese dai giornali, che riguardavano i circa 2 milioni di prestazioni sanitarie non pagate da una cooperativa di Pietrasanta per la cura di ragazzi che venivano dal Venezuela, ricordata dal sottoscritto con la stessa modalità qui in aula. Quindi le chiediamo chiarezza, perché presuppone che a fronte dell'ipotesi testé espressa e di quanto già precedentemente posto in quest'aula la sua attenzione, si parla di cifre di 4 milioni e rotti che forse sarebbero stati sicuramente utili alla gestione di bilancio e soprattutto alla missione sanitaria che questo nostro importantissimo ospedale deve mantenere, ovviamente con le risorse di chi accede alle prestazioni o come in questo caso eroga servizio di ristoro agli utenti. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. In data 30 maggio 2022 la Commissione è incaricata di predisporre il capitolato speciale d'appalto per la nuova gara per la concessione del bar, ha rilevato che nel procedere all'individuazione dei costi, canone e utenze da porre a base di gara, mancavano documenti dai quali era possibile vincere lo storico dei costi delle utenze che avrebbe dovuto sostenere l'attuale gestore del servizio. Evidenziata la cosa, la Commissione riportava questo esito alla direzione aziendale, la quale provvedeva ad avviare un'istruttoria nella quale emergeva che presso il bar non erano stati installati contatori per la misurazione dei consumi energetici previsti nel contratto.
A seguito di ciò la direzione aziendale ha avviato un accertamento dell'ipotetico mancato ristoro dei costi di energia, incaricando il consulente che stava predisponendo il quadro economico per la nuova gara. In base alle risultanze di tale primo approfondimento, la direzione amministrativa, alla presenza del DEC e dell'ESA e dei rappresentanti della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A., in data 22 febbraio 2023, procedeva alla diffida e alla contestuale messa in mora di pagamento delle utenze derivanti dal contratto di concessione del servizio di gestione del bar dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, nello specifico per il periodo 1 gennaio 2013 31 12 2022, individuando da una prima verifica una cifra per questo periodo di euro 1.078.525 oltre all'IVA. Successivamente, a seguito di interlocuzione tra le parti, sono stati rivisti in maniera più dettagliata i parametri utilizzati per il calcolo dell'ammontare richiesto. L'azienda ospedaliera di Perugia, con nota dell'11 luglio 2023, riportava i dati riassuntivi con calcoli del consumo energetico e conseguente onere economico elaborato dalla società ENGI, affidataria del Global Service Energie 2, la cui somma totale risultante dalla specifica ammonta a euro 577.493 IVA esclusa, che venivano accolti da Serenissima S.p.A. In data 11 agosto 2023 l'azienda ospedaliera ha accolto la richiesta formulata da Serenissima S.p.A. di poter pagare in forma rateizzata 10 rate a decorrere dal settembre 2023 con accredito pari a 55.749.000 euro da pagarsi entro il 5 di ogni mese. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Allora, intanto spero che le rate stabilite siano costantemente pagate, dico bene? Bene. Poi il periodo in questione riguarda, Assessore, se ho ben capito, 2013-2022? Due. Perfetto. Totale circa 1,6 milioni di euro, dico bene, fra tutto acqua e energia. Con i... Quindi il debito è 567, un miliardo delle vecchie lire, per magari. Quindi, nelle rate, perfetto. Quindi diamo la notizia ai nostri concittadini che in pratica, grazie a una revisione della gestione anche di questo aspetto, recuperiamo risorse a bilancio della nostra azienda ospedaliera, che nessuno si era accorto che perdeva un tubo dall'acqua e, mi permetta, anche le lampadine si accendevano così a gratis. Quindi ancora una volta per dire che non solo c'è la sanità che forse non funzionava, ma c'era anche la gestione che non funzionava, che è collegata sempre ai bilanci. Quindi spero che, mi risulta, tra l'altro Assessore l'anticipo, altre discrasie trovate dai nostri revisori di conti, che saranno oggetto di ulteriori interrogazioni, assommano di fatto queste discrasie a diversi milioni di euro. E evidentemente c'era bisogno non solo di girare pagina su quello che è il comparto sanitario, ma girarlo ancora più profondamente sulla parte amministrativa, perché poi da lì si generano risorse da poter ovviamente impiegare anche in sanità. Spero che ovviamente la struttura amministrativa vigili sul costante pagamento di queste rate, anche perché i cittadini normalmente a casa sua le bollette dell'acqua e la luce la pagano. Non di meno, chi eroga un servizio all'interno della struttura pubblica è chiamato a farlo. Mi si pone però un problema: i gestori sapevano che non pagavano la luce e l'acqua, perché penso che uno, e questo però Assessore mi permetta, se io sono erogatore di prestazioni all'interno di una struttura pubblica, che so che il mio frigo, il mio rubinetto dall'acqua, qualcuno l'acqua la paga al posto mio, beh, quella è un'altra cosa, e chiudo, è un'altra cosa che non riguarda la contabilità, ma dovrebbe riguardare secondo me la magistratura contabile. Quindi spero che
le notizie che lei ha fatto e che ha reso edotto in quest'Aula possono essere trasmesse all'autorità competente per le ovvie e naturali valutazioni. Grazie.